Sceneggiatore, scrittore, attore e regista. L'ospite di questa sera ha esordito nel 1977 con Così parlò Bella Vista, un'opera che in pochissimo tempo ha avuto un successo internazionale. Chiamo accanto a me il maestro Luciano De Crescenzo. Luciano era un ingegnere che sapeva tutto sui computer, raccontava cose straordinarie che faceva con i computer, è stato il primo a lavorare con i computer, per noi cose assolutamente sconosciute, ma anche per tutta la gente. Era un ingegnere sopraffino che aveva però una peculiarità, era molto spiritoso. Lei ha lavorato per 20 anni alla IBM e non parla l'inglese, come mai? Perché per legittima difesa, perché io ho capito che loro volevano prendermi l'anima e ho capito che se una persona non impara l'inglese non viene preso mai prigioniero. Quando avevo 18 anni o 19 anni, una cosa così, abitavo a Napoli, al Vomero, e presi la funicolare per andare a Napoli e andarmi a iscrivere all'università. Io mi andai subito a sedere vicino a una bella ragazza. Cominciamo a parlare. Lei mi disse: mi vado a iscrivere all'università. Pure io mi vado a iscrivere all'università. E tu dove devi iscrivere? E lei mi disse: mi iscrivo a matematica. E io dissi: ah, pure io mi iscrivo a matematica, dicendo una bugia. Ma per stare sempre dire a questa ragazza, mi iscrissivo veramente a matematica. E lì mi innamorai come un pazzo, ma non della ragazza. Mi innamorai del professore che faceva la lezione di matematica. Lui era il famoso Caccioppoli. Quando parlava lui, muoveva continuamente le mani. Non so se dovevo dire la somma, diceva la somma. Un giorno Luciano era a casa tutto contento perché aveva avuto il posto all'IBM. E mi ricordo la mamma si affacciò al balcone: Lucianino, 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 ma che posto è che sta nei frigoriferi? Ma la vista fa male. Dico sempre che il computer l'ho inventato io, non è vero, Mi ricordo sempre che quando entravo negli uffici del Banco di Napoli, siccome ero noto a tutti come uno che lavorava sui computer, si alzavano tutti in piedi e si inchinavano perché mi credevano che ero uno scienziato, capito? Invece è una cosa semplicissima, vabbè, pazienza. Luciano è capitato nel mondo più anti-decrescenziano possibile, cioè l'IBM. Cioè un luogo totalmente pianificato in cui ingegneria significa semplicemente prevaricazione della regola sulla vita. In IBM è molto importante il grado di ogni persona. Io sono diventato al massimo direttore di primo livello e avevo come segno di riconoscimento una caraffa per bere l'acqua e due bicchieri.
Il mio capo invece nel suo ufficio aveva una caraffa e quattro bicchieri. E il capo del mio capo, che era il direttore di tutto il distretto, aveva una caraffa e sei bicchieri. Ogni volta che uno entra in un ufficio in IBM, non guarda mai di fronte, guarda subito a destra per vedere quanti bicchieri ci sono, per sapere con chi ha a che fare. Ora, siccome io non volevo vivere tutta la vita mia solo per arrivare a sei bicchieri, ho preferito andare via. Ecco, questa è molto divertente. Ah. La legga. Sì, cara IBM, tutto è finito fra noi. È stato molto bello, ma adesso non abbiamo più nulla da dirci. Ecco, questa è la mia lettera di dimissione all'IBM. Un giorno cominciò a parlare di mettere insieme tutti i fattarielli, come li chiamava lui, di cui conosceva, in cui c'era un pochino di tutto, la storia della sua famiglia, i ricordi di quando era sfollato vicino Cassino e cose del genere. Tutto questo poi si è ritrovato in tutto quello che ha scritto. Man mano che Luciano si distacca dalla sua esperienza di ingegnere della IBM, recupera questa napoletanità in senso positivo, cioè la napoletanità fatta di uno sguardo saggio e nello stesso tempo felice. È stato presentato alla narrativa italiana della Mondadori questo libro che cominciava con la frase: narrativa o saggistica? Secondo me è una via di mezzo, diceva nella prefazione. La narrativa, dopo averlo fatto esaminare, esitava perché non c'era nessuna garanzia che potesse funzionare. Lui l'aveva intitolato, questo suo libro, questo suo manoscritto, Il sentiero di mezzo, come un omaggio a Orazio, agli Epicurei, eccetera, eccetera. Io poi invece gli ho proposto, cerchiamo un titolo un pochino più frizzante, e gli ho proposto Così parlò Bella Vista, non Così parlò Zarathustra, ma siccome c'è una certa affinità anche nel suono, funzionava bene anche pubblicitariamente. All'inizio il libro non è che andasse moltissimo, però a un certo momento è partito a Napoli. Si vede che c'è stato un passaparola e da Napoli poi la cosa si è espansa al resto dell'Italia. Un giorno io fui invitato in televisione in una trasmissione che si chiamava Bontà Loro. Come andai lì, la mia vita cambiò di colpo. Il mio libro Così parlò Bella Vista, appena uscito, arrivò a vendere migliaia di copie. Una ristampa dopo l'altra. Adesso credo che in Italia sia arrivato a una quota di 1 milione di copie, presso poco, ma nel mondo ha venduto molto. Per esempio questo in Germania ha avuto molto successo e così stranamente anche in altri paesi come quelli scandinavi o in Giappone, cioè in cui era difficile prevedere che sarebbe stato un successo. È stato il punto di partenza questo. Per esempio, io 40 anni fa venni a abitare qua e ci sono due bar, quello e quello. Io andavo a quello là e dissi un caffè. Quello non mi sentì, non lo so, ma per 10 minuti non mi... Allora ho detto la seconda volta, dissi, un caffè, e quello tutto incazzato. Dissi, ho capito, un caffè, basta. Si è perso 40 anni di caffè, perché vado sempre a quello. Questa è la vita. Thank you.
Ma Luciano è un concentrato di saggezza napoletana. Saggezza significa capacità di vedere le cose dall'esterno e dall'interno, quindi con passione, con fantasia, ma anche con emozione, con concretezza. Napoletana significa vederla anche con ironia. Sono nato a Napoli, in una specie di piazza. Chi si affacciava dal terzo piano di casa mia, di fronte aveva il Vesuvio, mare e Vesuvio. E questo in qualche modo credo che abbia influito sul carattere. Bella sta fotografia, era tua o mia? E non so se è riuscito a dire. Comunque mi piacerebbe tornare a questo. Senza la guerra però. Senza la guerra. Ma io non mi ricordo, ma tu sei stato in guerra? Ma tu sei pazzo, perché la guerra c'aveva 10 anni, 9 anni. Tu pure. Dunque, io mi ricordo una cosa, che io avevo 16 anni e Mussolini decise che anche i 16 anni dovevano partire per il fronte. Il giorno preciso che ho fatto 16 anni è finita la guerra. Quando eravamo piccoli, io e Carlo, voi lo chiamate Bud, chiedo scusa. No, io mi chiamo Carlo. Io lo chiamo Carlo. Tu ti chiami Luciano. Allora, io e Carlo eravamo ragazzini, ma io avevo, se ben ricordo, 1 anno di più. Sì. E quindi all'inizio, quando facevamo, come tutti i ragazzi, facevamo a botte, vincevo io. Poi purtroppo da un certo anno in poi ha cominciato a vincere lui e io oggi non lo tocco più. Ma non lo so, potremmo fare un film giallo, dove lui farebbe la parte dell'ispettore e io quella del colpevole, perché come faccio, mi pare, Ora serve dimmi una cosa. Qui hanno fatto i tedeschi. Ah! Hanno fatto l'elenco degli scrittori per loro più importanti e hanno messo, non so, saranno 100 scrittori, che ne so. Ora, dimmi la verità, io non dico di essere più bravo, però dimmi la verità. Di tutti questi scrittori, secondo te, il più bello vuoi? Il più bello? Guarda le foto e tu... Mi sa che questo qua è il più bello. Senti, ma questa qua invece, la Napoli di Bellavista, sono le tue foto, no? Sì. Diciamo che a ruota di Così parlò Bellavista, siccome erano state pubblicate anche molte foto di Napoli di De Crescenzo, fatte da De Crescenzo con un suo dispositivo per cui non sembrava che facesse la foto, lui aveva una specie di pompetta che faceva funzionare poi l'obiettivo. Camminando per i vicoli di Napoli, vidi un disgraziato buttato per terra con davanti una scritta: ridotto in questo stato dal cognato. E gli feci la fotografia. Una seconda invece io fotografai delle signorine che facevano le prostitute ed ebbe un grande successo con queste foto. Luciano prima di tutto ha scritto, ha disegnato cose su Napoli bellissime, ma l'ha anche ripresa fotograficamente. Diciamo che Luciano ha colto tutta la poesia, l'ironia, tutte le cose più belle che Napoli e i napoletani potessero esprimere. Luciano è un innamorato della sua città e di quello che rappresenta la sua città, cioè la poesia, che la poesia è più importante perché è più alta della scienza, perfino dell'ingegneria che Luciano rappresenta. E la poesia è la poesia. Napoli in te vena, Napoli in te pensiera,
Napoli rindo cor, Napoli unica amore, Napoli rindo vento, Napoli rindo tempo, Napoli rindo sole, Napoli in te parole, Napoli cielo e mare, Napoli roccia amare, tu sei storia e canzone, tu sei grande passione, Napoli in tasta vita, con te per tutta vita, Napoli ogni momento, Napoli per sempre, Napoli grande vena, chi ti farà velena, è meglio che non sienta, non sa merata niente, tu sei sempre più bella, prima innamorata, sì mamma sposa roccia, perché è stato mi cuocia, che t'ha già incontrata, ma sono innamorata, perciò t'ha già cantata, sempre a castannata. Una gioia infinita, tronca questa vita, come mai sarà venduta, manca quando è fernuta. Io sapo solo Dio, Napoli cor mio, oggi come ieri mi fai sentire straniero, ma che ti dica fa se non posso campare, se non ce la posso fare senza che sta. Le vendite di questo Così parlò Bellavista e successivamente di tanti altri libri che ha fatto Luciano sono state veramente straordinarie. È stato un momento importantissimo nella vita di Luciano, perché poi dal libro naturalmente è nato un film che ha fatto epoca, un film che racconta la Napoli che conoscevamo e conosciamo, che c'è ancora, che parte dal confronto con la Milano che noi immaginavamo da ragazzini. Poi ancora alla signora famiglia Contabile. Siete di Milano? Sì, sono di Milano. Dottore, è la prima volta che venite a Napoli? Sì, è la prima volta. Peccato che c'è questo traffico, dottore. Natale! Dagli le mani! Dottor, secondo me questo è un ingorgo a croce uncinata. Noi possiamo stare qua pure fino a mezzanotte. Dottor, sentite a me, qua i vigili non arrivano. Io mo faccio una bella cosa, oi. Mo ce ne saliamo sul marciapiede. Oi. Tanto bello, oi. Ecco qua, vedete? Ah, fermo da Samatra. E vi porto a prendere un bel caffè. Ma perché non ci sono i vigili? Dottor, la città è grande, i vigili sono pochi e fanno quello che possono. Ma scusi, ma non ha visto che traffico c'è lì fuori? Non me ne ha parlato. Due caffè con molto zucchero. Sono
Sono passati 30 anni da quando Luciano ha girato il suo primo film Così parlo Bella Vista. Non c'è volta che io faccia una passeggiata a Napoli senza che qualcuno mi parli della scena della lavatrice o addirittura mi chieda di recitarla. Il sale te l'ho dato. A luce non te manca. Il detersivo te l'ho messo. O mano che la DL che ti aveva fastidio te l'hai spostata. O rubinetto e l'acqua te l'hai aperta. O programma che ti è morto te l'hai messa. Che cazzo ti manca? E chi c'è che non vuoi faticare? Voglio avere te piuttosto. Tu o io? Puoi zitta o sangue, ma mi è venuta la voce. Hai ragione che sei pesante, non ti puoi zitta la coppa bassa. Mannaggia la pastoviglia, chi l'ha inventata? Questo dice molto sulla capacità di Luciano di intercettare i sentimenti della gente e di raccontarli in modo comico. Cosa ne penso del cinema di Luciano? Penso che c'ha lo charme del cinema di Totò, del cinema italiano fatto in casa da un artigiano. Non è il grande cinema di Hollywood, di effetti speciali, ma è fatto basato su attori buffi, attori di grande spirito, bravissimi, che ti creano con due o tre gesti tutto un personaggio. Quindi i suoi film sono carini, sono affettuosi, sono calorosi. I suoi temi sono temi universali, la morte, la vita, la gioia, il dolore, fanno parte dell'umanità, e in modo particolare l'umanità napoletana. I film di Luciano sono dei film anche importantissimi, perché ridendo metteva il dito nella piaga. Anche tutte le cose che possono essere fantasiosamente risolte, però sono delle anomalie delle volte, e lui ridendo le denunciava tutte. Adesso vi spiego. Voi dovete pagare solo a noi, altrimenti qualcuno della famiglia potrebbe farsi male. Nel senso che muore? Potrebbe capitare una disgrazia. Sentite, dal momento che siete così gentile, potrei farvi una domanda personale. Siete nato a Napoli? Sono nato in Goppi quartiere. Da genitori stranieri? No, da genitori napoletani. Perché mi sembra strano che un napoletano, un uomo d'amore, possa essere così spietato contro un'altra persona da minacciarla di morte solo per motivi di denaro. Professor, ma voi dove vivete? Napoli non è più quella di una volta. Qua ci sono 200.000 disoccupati che si muoiono di fame. Sentite, a me questo fatto dei disoccupati che si muoiono di fame non mi ha mai convinto. Ai tempi miei non si contavano i disoccupati, si contavano gli occupati perché si faceva prima. Io certi alibi non li accetto. Conosco tanti disoccupati che si arrangiano, sì, ma non per questo vanno ammazzando la gente. E che sta gente senza coraggio. Voi invece siete coraggiosi. La notte mettete una bomba sotto a una sarcinisca, e vi sentite degli eroi. Magari o piano sopra sta un povero vicchiariello che dorme, che c'ha pizza a pelle, ma voi che ve ne importa, voi siete disoccupati, avete l'alibi morale. Siete napoletani, ammazzate Napoli. Già, perché ci stanno i commercianti che falliscono, le industrie che chiudono, i ragazzi che sono costretti a emigrare. Ah, poi volevo dire una cosa. Ma tutto sommato, non è che fate una vita in merda. Recitare è un talento come cantare, come essere intonati. C'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha e se lo deve costruire. Luciano ce l'aveva, per lui non era un problema recitare. Faceva parte della sua natura. In Così parlo Bella Vista c'è la scena di una signora chiede delle indicazioni a un detenuto, e devo dire che quella scena è nata una sera in un ristorante a Mergellina. Io parlavo e Luciano e il produttore furono incantati da questo gesticolare, e poi è nato questo momento molto bello e affidato a un grande attore napoletano. Guardate a me. Andate sempre lì, poi girate a destra, trovate una porta.
Apri, c'è sta una scala a chioccia. Voi salite, piano piano. State d'accordo che volevo girare la capa e gli ad abbasci. In cima a questa scala a chioccia lo troverete un'altra porta, c'è scritto vietate entrare. Voi fottite vene tra sito stesso. Trovate un lungo corridoio, la folla così, voi imbozzate per questo corridoio. Arrivate in fondo, trovate un'altra porta, bussate, aprite e trovate due uscieri. Uno di mezza età, curto curto, tiene una mano offesa. Poi l'ora da retta, che chi la mattina sta sempre ubriaca, non ci parlate. Rivolgetevi a quell'altro, è uno sic sic, tiene sempre una sigaretta a bocca. Si chiama Alfredo. Urate con cose sorte, quello va dentro, pigli carico pendente e vedo. Arrivederci e grazie. Andiamo, e la Maronna mi accompagna. Grazie assai. Volevo sapere che prova 30 anni dopo, c'è tantissima gente. Beh, innanzitutto non ci credo. Sono convinto che tra un quarto d'ora mi sveglio. Perché non lo so come dire, ma credo che il film Bella Vista faccia parte di Napoli, come può essere per esempio un palazzo. Ora, chiedo scusa, ma io mi sto emozionando. Andiamo. Non dico che mi metta a piangere, ma siamo lì. Alla fine noi ci convincemmo che doveva iniziare una collaborazione tra me e Luciano, perché mettendo insieme le due creatività probabilmente poteva nascere qualche cosa di importante. E nacque il Papocchio. Mi sognai, dopo il grande successo dell'altra domenica, che il Papa mi chiamava per fare la televisione del Vaticano, lo comunicai a Luciano e insieme scherzammo per tanti mesi sulla Chiesa, sul catechismo, senza mai offenderla, inventandoci cose straordinarie e inventandoci anche cose che non abbiamo messo nel film. Insomma, fu un periodo straordinario, la creazione della sceneggiatura. Uscivamo durante le riprese, naturalmente, con Roberto Benigni, uscivamo con Isabella Rossellini, che si innamorò di ricambiata di Luciano. Luciano ci aiutava a trovare delle battute spiritose, a scrivere dei testi, a trovare delle idee, e faceva sempre morire da ridere tutti quanti, perché era intelligentissimo, coltissimo, capiva quello che noi non capivamo e in più ci dava mille idee. Una cosa di cui io mi vanto è quello di aver inventato il titolo Il Papocchio, perché noi non sapevamo come intitolarlo. Qualsiasi cosa ci sembrava brutta. Il Papocchio invece, chissà perché, come noi dicevamo, il Papocchio qualcuno rideva. Malgrado il fatto che sia stato ritirato per ragioni da un procuratore della Repubblica, eccetera, eccetera, in pieno successo, ciononostante il film è stato un record di incassi. E dopo questo successo, naturalmente, ci fu offerto di fare il secondo film. E, insomma, almanaccando che cosa potevamo fare, venne in mente che noi eravamo tutti e due innamorati di Federico Fellini. Per me è come fosse stato il Padre Eterno, che ne so. Lui mi raccontava i film che avrebbe voluto fare e che non ha mai fatto. Ad avercelo avuto un registratore, oggi io sarei un genio. Federico Fellini aveva fatto Amarcord, ma anche meravigliosi altri film che sapevamo a memoria, era un nostro idolo. Quindi a un certo punto decidemmo di fare un film su Federico Fellini. Giulietta! 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 Per favore, dai. Ma caro Arbore, sai che ti dico? Che qua per il film ci vorrebbe l'aiuto di San Gennaro. Che ci vorrebbe? L'aiuto del nostro santo, San Quanto Gennaro. Quanto non capisco, mago! Dai, per favore, dai. Dai, Giulietta, per favore. Che è successo? FFSS Federico Fellini Sud Story. E che è? Sceneggiatura di Federico Fellini. Qua abita Fellini.
Lucia, acchia. Lucia. Lucia, hai capito che è capitato? Luciano, hai capito che ci è capitato? Figlia, figlia. Grazie. Grazie a chi? San Gennaro, non hai capito niente. San Gennaro. Successivamente avevamo fatto un'altra marachella. La RAI mi aveva chiesto di fare una trasmissioncella per l'estate di quell'anno fortunato e quindi io mi inventai con Luciano Tagli, Ritagli e Frattaglie che è una strana trasmissione di repertorio. Ferdinando Muro, posso piacere? Da ora in po' ingessato. Sei contento di essere ingessato? Però dicevamo che fa ridere un uomo ingessato, ma fa ridere di più la crudeltà. E quello che il malcapitato non sa è che adesso che è ingessato, noi lo piglieremo a schiaffi. Lui è la nostra mercè. Noi lo piglieremo a schiaffi. E che fai? Mi capita tu. Io voglio... Che fai? Basta. La popolarità della scrittura di Luciano, dei racconti di Luciano, mescolate alla profondità invece del filosofo e dell'ingegnere che pensa anche al futuro, come è una miscela magica che ha prodotto decine di libri straordinari. La sua qualità è di avere sia per contenuto che per stile una grande omogeneità. E questa omogeneità è la leggerezza. È leggero ma non frivolo, mai frivolo. Sempre di contenuto forte perché lì viene fuori la sua saggezza. Guagliù, questo è il bene e questo è il male. Il bene è il dubbio. Quando voi incontrate una persona che ha dei dubbi, state tranquillo, vuol dire che è una brava persona. Vuol dire che è democratico, che è tollerante. Quando invece incontrate questi qui, quelli che hanno le certezze, la fede incrollabile, e allora state d'accordo. Vi dovete mettere paura perché ricordatevi quello che vi dico, la fede è violenza, la fede in qualsiasi cosa è sempre violenza. Gli uomini invece, gli uomini si dividono in uomini d'amore e uomini di libertà, a secondo se preferiscono vivere abbracciati l'uno con l'altro oppure preferiscono vivere da soli per non essere scocciati. Quando scrivo, io lo scrivo molte volte perché ogni volta che lo scrivo poi lo leggo e non mi piace. Quante volte scrivi la stessa pagina? Almeno 5 volte, perché ogni volta che la rileggo non mi piace, capito? Poi in un'intervista ho detto che quando scrivo mi hanno chiesto: ma lei come fa a scrivere così semplice? E io ho detto una bugia, ho detto perché la faccio leggere a una persona ignorante. Se lei la capisce, allora la capiscono tutti. A proposito, la posso far leggere? Mi mandava spesso le bozze dei libri, addirittura i capitoli mano a mano che li scriveva. Mi diceva, sai, io ho bisogno del tuo aiuto perché tu sei... Devo capire se è scritto sufficientemente facile per farlo capire a un grande pubblico. E quindi usava me come un parametro, diciamo, di ignoranza per capire. Se capivo io, avrebbero capito tutti gli italiani. Roma era il centro di tutto l'universo. Ora, siccome noi qui siamo al centro di Roma, noi siamo al centro dell'universo, ma secondo te l'universo è finito o infinito? Secondo me è infinito. Infinito. Allora, ti dico perché sbaglio. Il concetto di infinito appartiene solo al divino, non a... può appartenere, come dire, al terrestre. Solo le cose divine possono essere infinite. Le cose, come dire, terrestri, prima o poi finiscono. Allora ti chiedo, ma se l'universo a un certo punto finisce,
posso immaginare di sedermi al bordo dell'universo. Sì. Credo di sì. E se una volta seduto sul bordo faccio con la mano così, la mano dove va a finire? Se è finito. La risposta è la mano torna via. È bellissimo stare a sentire tutti questi suoi racconti, e affascinanti. Mi ricordo una volta che mi raccontò in maniera particolarissima il tempo, che è una delle sue ossessioni, no? Un episodio che ricordo con gioia, e quando il 32 dicembre parliamo del tempo, e quindi quando quel gioco delle mani che dico, allora è passato, è presente, è passato, è futuro, ma fatta, in quel tempo ho realizzato dei concetti che mi appartenevano, ma che forse riuscivo a mettere a fuoco con molta difficoltà. L'orologio. L'orologio? È bello, dottore, mi piace. Questo è un Dottor Watch originale. Scusate, dottore, quello è un po' ignorante, ma un filosofo greco con Dottor Watch. Non si tratta dell'orologio in quanto orologio, altrimenti dovremmo togliere pure le lampadine, la radio, non lo so, la plastica. Il fatto è che Socrate, in quanto filosofo, non ammette l'esistenza del tempo assoluto. Gli stavano antipatici pure gli orologi. Li riteneva superflui. Per lui il tempo è un'astrazione mentale, non esiste. Come sarebbe, dottore? Non esiste. Seguitemi. Il passato non è più. Il futuro non è ancora. Il presente, come separazione tra due cose che non esistono. Come fa a esistere? Non lo so. Voi potete farmi un esempio di qualcosa che è accaduto in questo momento? Non ho capito. Qualcosa che... per la quale potete dire è accaduto adesso. Non ho capito, dottore, che è accaduto? Sabato, che è accaduto ora? Che è accaduto? Francamente, guardate, in tutta sincerità, dottore, voi quando parlate, io non capisco niente, però mi affascinate, voi a me mi ipnotizzate. Stammi a sentire, se io ti faccio un rumore, tu puoi dire che questo rumore l'ho fatto adesso? E come non è accaduto? Voi non l'avete fatto? No, perché nel momento che tu lo pensi, il rumore è già accaduto. Quindi il rumore è passato. È già... è passato. È passato. Mo è presente, mo! Perché? Perché mo lo fate. Vuoi dire che lo farò? Lo farete. Allora è futuro. È futuro. Invece è passato. Ma fottuto. A un certo punto lui ha deciso di scrivere la storia della filosofia greca. Perché sorrido? Perché naturalmente per me, che ero abituato e sono abituato allo show business, al mondo dello spettacolo, che Luciano passasse da un libro di racconti su Napoli a un libro di filosofia era per me abbastanza pericoloso. Io ho vissuto una grande tragedia perché io ho scritto un saggio filosofico, l'ho portato alla Mondadori in Italia e la Mondadori ha detto ci siamo fatti molte risate, io sono rimasto malissimo. Poi ho scritto Zio Cardellino, che è la storia di un esaurimento nervoso dove il protagonista si ammazza e la Mondadori ha detto è umoristico. Il prossimo libro, quando lo consegnerò, io voglio uccidermi davanti all'editore per vedere se dice che è ancora umoristico. Luciano, con tutto che è riuscito a ottenere quello che ha voluto dalla sua carriera, credo che ha fatto l'ingegnere perché gli interessava la matematica, ma anche per far contenti mamma e papà. Poi, una volta finita la carriera, verso i 45 anni, la carriera diciamo competitiva a Milano, eccetera, si è buttata a scrivere e ha avuto un enorme successo di scrittore. Poi ha diffuso la filosofia in Italia. Però c'era una spina nel suo cuore, quello di non essere apprezzato, come credo meriti, dai grandi studiosi. I filosofi, credo invidiosi del suo successo, non l'hanno mai completamente abbracciato e preso come uno di loro, ma infatti non è uno di loro perché è molto più spiritoso, però questo a Luciano gli è sempre dispiaciuto. Lui, credendomi un intellettuale,
tuttavia vede in me un intellettuale che lo stima. E questa è un'eccezione. Ma lui se ne ha male di questo fatto, del fatto che gli intellettuali, quelli con la spocchia accademica, l'hanno tenuto sempre a bada, nelle classifiche non lo hanno considerato, nei premi, nella collocazione. Ma non c'è nessun motivo di addolorarsene, perché questo è tipico degli intellettuali. Luciano ha venduto più libri di qualsiasi altro intellettuale, forse più di tutti gli intellettuali, di quando hanno venduto tutti gli intellettuali messi insieme. Lei ha scritto Storia della filosofia greca per rendere popolare la filosofia, ma gli specialisti non l'hanno amata questa cosa, le sono ostili, non le danno neppure la patente di divulgatore. La verità è che io non sono uno storico della filosofia, non sono un filosofo, io sono un raccontatore. Quando ero piccolo, non era la balia che raccontava le fiabe a me, ero io che le raccontavo alla balia. E ho scritto un libro dove, invece di raccontare la vita del conte di Montecristo o di Sandokan, io racconto questi filosofi greci, faccio il ritratto. Ora, agli specialisti spetta di dire se questi ritratti che ho fatto sono somiglianti o no. Questo è tutto. Lui mi riceve a casa sua, io vedo i suoi libri, rimango affascinato dalla sua personalità e cerco di ringraziarlo, perché scopro che lui non ha ricevuto nessun riconoscimento dalla Grecia, dal ministro della cultura, dall'ambasciatore greco in Italia, insomma da nessuna parte. Così da solo decido io di premiarlo. Però non ho potere. E Luciano ha detto: io prima di morire vorrei diventare cittadino onorario di Atene. Voglio essere concittadino con lui. Con lui chi? Gli ho detto io. Con Socrate. E a quel punto io gli do la mano e gli ho detto: è fatto. E in 2 mesi, in unanimità, il comune di Atene ha accolto la mia proposta di nominarlo il primo italiano cittadino onorario di Atene. Eravamo tante persone. E una troupe televisiva doveva riprendere questa scena e lui ha tolto le scarpe e i calzini e io ho detto: ma che cosa stai facendo? E lui ha risposto in maniera molto semplice e banale. Dice: io sono qua perché voglio sentire con i miei piedi nudi le stesse pietre sulle quali camminava Socrate e Pericle. Una cosa banale, semplice, ma di una potenza immensa. Per l'intellettuale italiano una cosa o una persona è seria se è triste, se ride è frivola. E Luciano non solo ride, ma ci ha fatto ridere tutta la vita. La cultura italiana è morta un po' d'asfissia perché è rimasta arroccata nelle sue corporazioni, in cui ognuno ha parlato all'altro e nessuno si è preoccupato di portare questa cultura alla portata del grande pubblico, come si è fatto in tutti i grandi paesi occidentali. Qui si odia il divulgatore perché la concezione è corporativa. Io credo che tutta la cultura si possa divulgare, non soltanto la storia, ma anche la filosofia, la stessa letteratura, la stessa scienza si può divulgare. E credo che questo sia un'impresa sacrosanta, quindi non so come abbia divulgato De Crescenzo, trovo però che la sua impresa è sempre meritoria. Per quanto riguarda me, io mi sento, l'ho detto altre volte, una piccola scaletta. Sapete quelle scalette che si trovano nelle biblioteche solo di 3 gradini, che uno fa i 3 gradini e in quanto è salito su questi 3 gradini può prendere un libro posto più in alto. Io credo che tutto sommato però ciò che distanzia Luciano da tutti noi è la sua capacità di rendere semplicissimo ciò che è complesso. Ora, la semplicità non è altro che una complessità risolta. Noi intellettuali non la risolviamo mai, lui la risolve e di qui l'invidia. Oggi se io rileggo alcuni aspetti, alcune pagine della filosofia greca o anche della filosofia contemporanea di Luciano, riesco con quelle poche pagine a capire tutti i libri che ho letto
sullo stesso argomento. E Luciano ha divulgato la cultura, ha divulgato la filosofia, ha divulgato la bellezza, il messaggio napoletano, ha migliorato l'umorismo degli italiani, essendo raffinato. Ma lo sa che mia madre si è innamorata ed è scappata di casa? E allora? Ma come allora, scusi? Io le dico che una donna di 65 anni scappa di casa con un uomo e lei dice allora. E io che dovrei dire? Ma come che dovrei dire? Ma scusi, ma una persona di 65 anni che si comporta come ne avesse 16, ma le pare normale, scusi? Oscar, 16 o 65, è la stessa cosa. Il tempo è una convenzione. Serve solo a sapere che ora è. Ma scusi, lei ha presente mia madre? Certo che l'ho presente. E così occhio e croce mi sembra pure più giovane di te. Perché vedi, Oscar, una tartaruga vive 100 anni. Un topo vive 3 anni. In Cina c'è una farfalla che vive solo un'ora. Come dice il poeta, un'ora vive la gialla farfalla e tempo ha che le basta. Prendimi la storia. Ora tu, a una farfalla che vive solo un'ora, non è che ci puoi dire, uè, aspetta 5 minuti che mo venga. Ma cosa c'entrano le farfalle adesso? C'entrano. Perché chi è che si innamora? Il corpo o l'anima di tua madre? Anima. E per un'anima che ha da vivere tutta un'eternità, che vuoi che siano 65 anni? Un istante. Allora, secondo lei, mia madre è tornata adolescente? No, signore, non è tornata adolescente. È adolescente. Lui ha reso una materia complicata, l'ha insegnata e l'ha fatta leggere a persone che non avrebbero mai saputo né di Omero, né di Ulisse, né di Paride. Fino anche io ho letto questi libri e ho capito tutto. Lei è stato l'uomo che mi ha fatto amare la mitologia greca e la filosofia. Io non dico di averli letti tutti i suoi libri, ma quasi. Grazie. Lei veramente per me è un mito. Di dove siete? Io sono napoletana, lui è genovese. Lui? Di Genova. Di Genova, mi dispiace. No. Grazie. Veramente il regalo più grande che potessi avere. Buona giornata. Grazie a tutti. Piacerissimo. Guardo le ragazze ed è inspiegabile, perché io le guardo, ma non le desidero, capito? Se non avessi la fortuna, o per meglio dire la sfortuna, di andare a letto con una bella ragazza, io non saprei nemmeno come fare, ho paura che dopo 5 minuti, massimo 10, starei dormendo. Una volta ero una persona per bene. La gente mi salutava per strada e mi chiamava... No, ho sbagliato, scusa, facciamo... Okay, non ti preoccupare. Vuoi guardare me? Sì. Una volta io ero una persona per bene. La gente mi salutava per strada e mi chiamava addirittura ingegnere. Poi presi a disegnare un racconto e improvvisai una storiellina intitolata Il nano e l'infanta, questa qua. Mai immaginando che un giorno sarei diventato uno scrittore di grido. La verità era un'altra. Io mi ero innamorato di una ragazza, una certa Angelica, a cui piacevano solo i racconti tristi. Così mi misi in cerca di qualunque cosa potesse commuoverla. Ricordo ancora i miei primi tentativi per farla piangere, tutti inutili, anche perché a quell'epoca io ero incapace di scrivere storie tristi. Lei però, d'altra parte, la maledetta, se non piangeva, non faceva nemmeno l'amore. Allora io un giorno le regalai, mi ricordo, perfino Delitto e Castigo,
oppure le regalai le tristezze di Ovidio, ma non ci fu nulla da fare. Poi, grazie a Dio, disegnai questo e Dio sia lodato, venne a letto con me. Forse un altro motivo di invidia da parte degli intellettuali è il successo di Luciano con le donne. Ma bisogna dire che Luciano veramente aveva tutto per conquistare immediatamente una donna, perché è stato un uomo bellissimo, di una bellezza greca proprio. Io credo che le persone belle in Grecia all'epoca di Pericle, lo stesso Pericle, avessero un corpo, una immagine simile a quella di Luciano. Poi l'ironia, poi l'allegria, poi il fatto che non è mai pesante, non è mai stancante, è sempre mobile nella sua intelligenza allegra, e questo naturalmente non può che piacere enormemente alle donne. Luciano era un vero tombeur de femme. Era bellissimo, spiritoso, eccetera, eccetera, e la gente faceva a gara per averlo, e con le donne aveva un notevole successo. Negli anni 70 fittammo una casa a Capri a Via Tragara, perché Luciano era innamoratissimo di Capri, e dove per lui era terra di conquista Capri, conquiste chiaramente femminili. Allora, la storia è questa: Luciano aveva una barca, che noi conosciamo benissimo, che a Capri, che si chiamava O Fatta Apposta. Fatta apposta perché serviva solo per rimorchiare le straniere. Infatti aveva le bandiere di ogni nazione. Divertirsi era andare per mare, possibilmente con una bella ragazza a fianco. Un uomo bello come lui, spiritoso, ingegnere, atletico, raccontatore straordinario, naturalmente rimorchiava. Le guardava negli occhi, perché Luciano aveva begli occhi, e poi sapeva parlare molto bene. Lui decideva secondo la ragazza che incontrava quello che doveva dire. Insomma, che lui piace molto alle donne non c'è dubbio, che le donne piacciono molto a lui pure non c'è dubbio, quindi...
questa visione di Luciano come Don Giovanni, certo i media ci hanno sguazzato, certo lui era un grande cultore della bellezza e femminile anche, e poi anche nomi illustri, come noi sappiamo, forse lì c'è anche la sua debolezza in un certo senso, un po' di narcisismo insomma, del macio mediterraneo, anche se lui non era, era più, aveva un'immagine di dolcezza, non certo di ai pupa via qua e ti insegno che cos'è la vita, una cosa, non era così, no. Lui è un, sicuramente un grande sentimentale, anche se fa un po' la, una censura su se stesso, ma a chi la vuole dare a bere, si capisce benissimo che è un uomo tutto cuore. Papà, e beh, forse la cosa più bella che ho fatto nella vita, io temo di essere innamorato di mia figlia, proprio innamorato. In questo momento stiamo a Milano, quello è il mare. Mi sono sbagliato? Sì. Allora, le cose sono andate così. Io all'epoca lavoravo all'IBM e un giorno, mi ricordo, dovevo partire per Reggio Calabria. Stavo per prendere il treno quando mia moglie mi accompagnò alla stazione e disse: sono incinta. Ah, dissi io. E messo nel treno mi chiesi: ma è incinta, ma se nasce maschio come lo chiamo? E se nasce femmina? Oh, a quel punto mi addormentai. Quando mi svegliai, stavo in un paese che si chiamava Paola. Allora disse, ah, Paola, allora se è femmina la chiamo Paola. E così è successo. Nel 1965 fui lasciato. Mia moglie venne alle mie spalle e mi disse: Luciano, io me ne vado. E mi volto e la vedo con la valigia in mano. Io ho pianto, non ho dormito quella notte, sono andato per la strada, ho camminato tutta la notte per la strada, è venuto pure a piovere, insomma. Fu una notte terribile. Tutto sommato, ha amato profondamente la moglie. Credo che la ami tuttora, diciamo. Però non potevano restare insieme. Luciano non è monogamo per sua propria natura. Sarebbe impossibile essere monogamo da parte sua. Le difficoltà che hanno i padri separati sono note a tutti, per cui dico che è stato un padre separato esemplare. Non c'è stato un giorno della mia vita che io non mi sia sentita con mio padre, perché una telefonata al giorno è obbligatoria, da sempre. Era una sua fissazione, cioè nel senso non riusciva neanche andare forse a dormire, a uscire, a fare le cose che doveva fare se prima non sentiva me. È vero che Luciano è stato lasciato dalla moglie, e anche in modo molto comico, ma è pur vero che Luciano è molto distratto, perché sai come l'ha lasciato, no? Che Gilda è andata un giorno in bagno, mentre lui si stava facendo la barba, e ha detto: Luciano, io me ne scendo, io me ne vado. Luciano, io me ne vado, con la valigia in mano. Lui neanche si è voltato. E ha detto: se aspetti 2 minuti me ne scendo con te. Credo che la donna, oltre la moglie,
che gli è rimasta sempre nella testa, credo che fu Isabella Rossellini, donna bellissima, intelligentissima, ma molto indipendente, forse un pochino troppo indipendente per un innamorato. Ero giovane, avrò avuto 24-25 anni e Luciano avrà avuto una cinquantina d'anni. E quindi un giorno gli ho detto: sai Luciano, tu sei l'amante più vecchio che ho avuto. E lui mi ha risposto: anche tu. E Luciano ne ha letteralmente sofferto, anche se poi è rimasta una tenera amicizia sempre. Mi innamorai perché non era solo bella, era pure intelligente. Siccome nella vita credo di aver pianto 3 volte, una delle volte che ho pianto è stata quando Isabella mi lasciò per andarsene a vivere in America. Luciano, io sto andando. Come? Sto andando, vado via. Però, senti, questo mi ha detto che non è l'ultima copia, posso prendermela, mi fai una dedica? Se c'è un'altra copia, sì. C'è. Ma mi fai uno? Che peccato che... Guarda, io se tenevo 20 anni, tu eri perduta. Questo poi Raffaele mi ha detto che è uno dei primi che hai scritto, il primo. Infatti non lo voleva pubblicare nessuno, e io per farmelo pubblicare... Non hai idea, l'editore non... Anzi, ti dico di più, l'ho pubblicato io a spese mie. Come l'hai pubblicato tu? Perché non trovavo nessuno che lo pubblicava. Ma io ho guardato un pochino. Allora, tu che sei così solare, no? Allegro, comunque ironico, è un po' triste. Malinconico, perché? È triste. Il primo libro che scrisse Luciano si chiamava Raffaele, questo libro, ed erano solo vignette. Ora il libro che so io fece una 40 di copie soltanto per 2 amici, erano soltanto vignette che raccontavano le storielle di questo Raffaele, però bisogna vederle per capirle, perché erano, c'era anche una, diciamo, intimamente c'era un po' di amaro nella figura, di tristezza della figura di questo Raffaele. Ecco il disegno di Raffaele fatto da Luciano De Crescenzo. Sta telefonando alla mamma e dice: pronto mamma, sono Raffaele. E la mamma gli risponde: Raffaele chi? Il che illustra fino a che punto lui fosse solo. Questo personaggio solitario, triste, sembra lontanissimo dalla mentalità, dallo stile, dall'estroversione, almeno apparente, di Luciano De Crescenzo. In realtà sotto sotto lui ha una componente Raffaele. Ricordo che un giorno stavamo alla libreria via Merliani, qua al Vomero, per presentare un altro quale libro, e Luciano disegnava. Poi mi viene vicino a me, disegnava Raffaele, disse: Renato, quasi, lo dico a te, lo faccio morire. E fece,
Raffaele che con la macchina fotografica che doveva fotografare, non mi ricordo chi, poi mano a mano che andava indietro, vai più indietro, c'era un burrone. Raffaele cadde nel burrone, finito Raffaele. Luciano, sono Federico. Avrei voluto telefonarti il giorno dopo, perché poi l'ho letto subito, il tuo libro. Ti volevo dire che l'ho letto proprio di un fiato, che hai questa qualità straordinaria di diventare e di continuare ad essere proprio amico del lettore. Hai scritto un racconto tenerissimo e crudele, e mi ha confermato proprio questo tuo talento, questa tua vocazione, di metterti immediatamente sotto braccio col lettore. Sei proprio bravo, dotato. Quello comunque di vederti e di dirtelo a voce, così guardandosi negli occhi, sono per telefono, sembra così tutto quanto un pochino alterato e prudente. Comunque ti volevo dire bravo. Ciao, Luciano, ti richiamerò, ciao. Credo che la cosa più importante che abbia fatto Luciano è quello di insegnarci l'amicizia. C'è qualche cosa di estremamente dolce in Luciano. Per esempio, lui spesso, ci chiamiamo ancora, io vivo in America e lui vive a Roma, ma ci chiamiamo quasi ogni giorno. E lui mi dice sempre, sappi che io ti voglio bene, ma non ti amo, perché è molto più importante volersi bene. L'amore può diventare odio, invece il volersi bene cresce sempre di più. Luciano è una persona molto sensibile. Luciano è stato accanto a me in un periodo abbastanza duro della mia vita, dove io avevo rotto un'amicizia molto importante per me, è stato accanto a me. Quindi Luciano è una persona molto sensibile. Luciano è stato nella nostra vita in comune, è stato un po' mio padre molto spesso e qualche volta è stato mio figlio. È stata ed è un'amicizia molto forte. Luciano sicuramente ha privilegiato l'amicizia e l'amore. Su questo non c'è dubbio, tant'è vero che è una persona che vive da solo. Nell'amicizia ha trovato non solo un surrogato dell'amore, ma anche qualcosa di più, perché è qualcosa assolutamente libero e Luciano è un uomo libero. Questa sua libertà segna i rapporti con le cose e i rapporti con le persone. Donato serate grandiose, bastava incontrarlo per strada e farsi quattro risate. Ma uno dice perché rideva? Perché era frivolo lui, eravamo frivoli noi. No, perché il suo sguardo sulle cose era sempre originalissimo e l'originalità dello sguardo a primo colpo fa ridere. È una difesa che si ha, una difesa intellettuale intelligente nei confronti delle cose della vita. Luciano e tutto il suo gruppo, Renzo, Marisa, sono uniti dalla musica e dall'ironia e dagli scherzi, fanno sempre scherzi. Luciano è inventore di scherzi, uno dei quali si chiamava Nessuno veda la Madonna. Allora su questa barca noi ci fermavamo in un posto a Calario, a Capri, dove scolpita nella roccia c'è una Madonna che si confonde un po' nella roccia. Allora noi eravamo un gruppo di 10, 15, 20 persone, sceglievamo una vittima che di solito era una milanese, una qualcuno che non sapeva le cose di Capri, eccetera, e Luciano passava la parola a tutti noi, nessuno di voi veda la Madonna. A un certo punto sta milanese, stando là sotto, diceva, bello quella Madonna lì, quale Madonna?
Come quella Madonna là? Cioè, quale Madonna? Ma quale Madonna? Ma tu perché tu vivi sta Madonna? Quale Madonna? Non ci sta nessuna Madonna. Come Madonna? E, insomma, noi, lì, il nostro obiettivo, quello di Luciano, era che lei si alzava in piedi e diceva: vedo la Madonna, io vedo la Madonna. Ma lo sai che tu facevi una cosa, no? Quando ero piccola, quando io venivo a Roma, oppure facevamo Roma-Napoli al ritorno, una volta mi facesti salire sul treno. E dicesti: mi sono dimenticato di fare i biglietti. E mi facevi scappare per tutto il treno perché avevi paura del controllore. E mi spaventavi a morte, mi facevi correre nel treno, mi chiudevi nei bagni. E poi dopo 2 ore di panico, perché all'epoca Napoli, Roma-Napoli il treno ci metteva almeno 2 ore, se non 2 ore e mezza, dopo 2 ore di panico totale, scendevamo dal treno e tu mettevi le mani in tasca e dicevi: ah no, ma i biglietti erano qui. È una persona straordinariamente buona, una persona di un'umanità straordinaria, e insieme a questi due grandi pregi ha anche l'ironia, la comicità, il senso dell'umorismo sviluppato in modo straordinario, una grande intelligenza e una grande voglia di vivere. Avere un amico così è straordinario. Sia Luciano, sia il nostro gruppo, diciamo questo gruppo che ha vissuto molte ore insieme nella vita, soprattutto di notte, è un gruppo che ha gestito molto bene il tempo, ha saputo gestire il tempo. Ha dato del tempo sempre un'interpretazione non subita, ma gestita. Siamo stati sempre noi abbastanza padroni del nostro tempo. Allora, il tempo è un'emozione ed è una grandezza bidimensionale, nel senso che lo puoi vivere in due direzioni diverse, in lunghezza e in larghezza. Se lo vivete in lunghezza, in modo monotono, sempre uguale, dopo 60 anni, voi avete 60 anni. Se invece lo vivi in larghezza, con alti e bassi, innamorandoti, magari facendo pure qualche sciocchezza, allora dopo 60 anni avrai solo 30 anni. Il guaio è che gli uomini studiano come allungare la vita, quando invece bisognerebbe allargarla. Vuoi vedere che tutto quello che mi è successo me lo sono sognato? Che succede? Che domani mattina mi sveglio e mi accorgo che non è vero niente di tutto quello che mi è successo, che sono le 9, che ho fatto tardi in ufficio, sono ancora ingegnere. Allora poi vado in ufficio e racconto ai miei colleghi. Non potete immaginare, ero diventato scrittore, vendevo milioni di copie, ero tradotto in 26 paesi del mondo. Ma dire sciocchezze mi direbbero tutti, capito? Lei che pistol down. No, il titolo originale era Oh Lay That Pistol Down, Oh Lascia Quella Pistola, cara. Questa è la versione originale, poi i ragazzi napoletani, gli scugnizi napoletani la così storpiarono un pochino, e questa è l'edizione originale. Con tutti nei caivani se ne chiudo con indiani, se tenono una trombottella, se tenono una cacca,
Dammo dollare fambres, casi viene l'uppulli se mette in mano a rovo i suole del pisto d'anna, c'è molto che fa gamba. Olè del pisto d'anna, pesce mette in pancala. E Giucillo vecchio pazzo si arruba de matarazzi, e l'America ti dispietta la scippa di zizza viet. Olè del pisto d'anna, c'è molto che fa gamba. Olè del pisto d'anna, pesce fritto e baccalà.